Scontro tra capolista al San Filippo. Il tecnico del Messina, Gaetano Catalano, conferma la squadra che nel secondo tempo ha battuto il Noto la settimana precedente. Partita subito in salita per i giallorossi. Punizione di Secum, sfortunata deviazione di Cucinotta e Agropoli in vantaggio. 1-0, non sono neanche trascorsi due minuti di gioco e i campani passano in vantaggio con uno dei giocatori più importanti. Fanno festa anche i 100 tifosi provenienti dalla Campania. La reazione del Messina però è veemente. Colpo di testa di Paraghi e palla fuori di poco. Poi è Cucinotta a sbagliare il gol dell'1-1 a pochi passi da Capozzi. Ancora azioni tambureggianti dei padroni di casa, con Paraghi che si libera di un paio di avversari, poi tenta la conclusione alta sulla trasversale. Qui è Cucinotta a essere fermato in posizione di offside, rivedendo il tutto però è errata la segnalazione del collaboratore dell'arbitro. Agropoli che va vicino alla gol del 2-0 in due circostanze, Mallardo calcia centrale, Lago Marsini si salva, poi l'estremo difensore del Messina è certamente più impegnato dalla conclusione secca del giovane D'Attilio. I tempi però sono maturi per il pareggio del Messina, c'è un salvataggio sul colpo di testa di Maiorano, Chiavaro non sbaglia e realizza il gol dell'1-1. E poi sul finale di tempo c'è una chance per Cocuzza, si gira bene il numero 10 del Messina in bocca al portiere. Oggi Catalano compie 41 anni, verrà ripagato per bene dal portoghese Ferreira. Ancora una chance per Cocuzza che però si lascia anticipare dai difensori. Poi Corona, la sua insistita azione, pesca Cicatiello sul settore destro. Conclusione del numero 11, alta sulla traversa. La fase centrale della partita è favorevole all'Agropoli che crea una serie di azioni importanti. Conclusione di Caro Tenuto che però non viene seguita da alcun campano. Poi è la volta di Corona dall'altra parte del campo, in questo caso Croce viene anticipato, poi ancora Mallardo, colpo di testa bloccato da Lago Marsini e questa è la chance più importante ancora per Mallardo, conclusione con il mancino alto sulla trasversale per l'ex della Battipagliese. C'è l'ingresso in campo di Ferreira al posto di Cocuzza, mossa che si rivelerà vincente, ma ancora l'Agropoli a tentare con il pallonetto di Toscano, poi la conclusione alta di Caro Tenuto. Siamo già nel tempo di recupero, il Messina trova la rete della vittoria, traversone di Corona preciso per la testa del portoghese Ferreira che insacca la rete del 2-1, per lui si tratta del secondo gol pesante nel giro di 7 giorni, aveva segnato infatti anche il gol vittoria a Noto e i giallorossi hanno motivo di festeggiare il primato in classifica sotto la curva sud